l'importante è che siamo davvero orgogliosi, contenti di farvi ascoltare. È conosciuto in tutto il mondo dal 2006 quando pubblicò un libro dirompente, coraggioso, per il quale vive ancora sotto scorta. Stiamo parlando, il libro è Gomorra e l'ospite è Roberto Saviano. Benvenuto di martedì. Grazie. Grazie Roberto, ciao, di essere con noi. Allora, è appena tornato in libreria con il nuovo romanzo, che naturalmente è già vendutissimo, è già molto letto, La paranza dei bambini, edito da Feltrinelli. Questa sera ci regalerà un monologo in cui tratta di questo argomento, gli adolescenti che terrorizzano le strade di Napoli in cerca di soldi e potere, giovani che non temono la legge né la morte e che non fanno neanche in tempo spesso a diventare adulti. A te lo studio, Roberto. Grazie. Guardate questa foto, siamo a Napoli e questa potrebbe sembrare una delle tante edicole presenti nei vicoli della città, edicole che tra l'altro hanno una storia bellissima, perché nel 1700, re Ferdinando I, sotto re Ferdinando I, Napoli in realtà era una città al buio, non era illuminata perché l'olio delle lampade costava troppo, così di notte, soprattutto nei quartieri popolari, complice il buio, si commettevano furti, violenze sessuali, omicidi, di tutto. Allora un predicatore domenicano, padre Rocco, ebbe un'idea geniale. Appese centinaia di immagini sacre, crocifissi, ma soprattutto immagini di San Gennaro, ai vicoli dei muri di Napoli. Cioè, sulle mura di questi vicoli iniziò a mettere queste immagini e sotto accese delle candele. Voleva vedere chi adesso le spegneva, quelle luci, sotto San Gennaro, prendendosi quindi l'ira di San Gennaro. E così Napoli iniziò a essere illuminata, grazie a questo stratagemma. Ma dentro questa edicola non c'è l'immagine della Madonna o la statua di San Gennaro. C'è un busto di Creta, che ha sembianze di un ragazzo. Le maniglie di questa edicola portano le sue iniziali, ES. A 16 anni era Emanuele Sibillo, stato assegnato a una comunità per scontare un piccolo reato. Qui aveva cominciato a scrivere per il giornalino della comunità. Scriveva anche bene Emanuele Sibillo. Ecco, vedete, in questa immagine c'è proprio il suo viso di Creta. Emanuele voleva diventare un giornalista. E un mese prima di uscire dalla comunità, dove era, insomma, per recuperare il reato che aveva fatto, scrisse un articolo in cui diceva che la camorra è un sistema complesso, dove comanda esclusivamente il più forte. E poi, intelligentemente, per la sua età, anzi in maniera brillante, disse che i camorristi sono dei veri e propri imprenditori, so questa parola, imprenditori. E poi dichiarava che per allontanarsi da certi contesti criminali bisognava essere bravi. Ma Emanuele non ce l'ha fatta a cambiare vita. Dopo essere uscito dalla comunità in cui era finito, ancora minorenne tra l'altro, rientra nel mondo criminale. Emanuele Sibillo è stato ucciso il 2 luglio del 2015. Aveva 19 anni ed era già latitante, pensate, ricercato per associazione a delinquere di stampo camorristico. I suoi rivali l'hanno trovato prima della polizia. Questo ragazzo ora è venerato come un santo da una parte di Napoli. Secondo le inchieste era il capo della paranza dei bambini. Paranza, un nome che viene dal mare. È il nome delle barche che di notte escono e vanno a caccia di pesci, i pesci piccoli, nei bassi fondali, quelli tra l'altro con cui si fa la frittura di paranza, perciò avrete sentito questo nome associato al fritto di paranza. In gergo camorristico la paranza indica un gruppo militare, la batteria di fuoco del clan. Come le barche vanno a pescare pesci, le paranze di Camorra vanno a pescare esseri umani da ammazzare. Ecco, quando ho dovuto scegliere il titolo del mio romanzo, ho scelto Paranza dei bambini, che non è un titolo di finzione, è un nome che viene da un'inchiesta, l'inchiesta della DDA di Napoli, condotta dai PM Woodcock e De Falco. Ecco, questo gruppo di PM ha indagato su giovanissimi camorristi che negli ultimi anni si sono letteralmente impossessati del centro di Napoli. Sono ragazzini adolescenti, che spesso minorenni, 16, 17, 18, 19, 20, a volte anche 10, 12, che almeno iniziano ad avvicinarsi già a quell'età, che avendo intuito un vuoto di potere lasciato dalla vecchia generazione di boss, per via degli arresti, dei pentimenti, delle latitanze, decidono di prendere il comando
e di gestire loro autonomamente il centro della città. Bambini. E come lo fanno? Gestiscono le piazze di spaccio. Marijuana, eroina, cocaina, cobret, anfetamine. E poi impongono estorsioni a chiunque. Venditori ambulanti, ristoranti, pizzerie, parcheggiatori abusivi ovviamente, videopoker, prostitute. Chiunque respira deve farlo pagandoci, pensano. E lo realizzano. Chiunque svolga attività legale o illegale nella zona di Forcella, Maddalena, Tribunali, paga a loro una tassa, perché quel territorio è loro. Vedono Napoli come un grande mercato da spartirsi in zone. Questi ragazzini sono animati da un unico grande sogno, potersi realizzare in poco tempo, secondo la logica del tutto e subito, tanto mutuo è impossibile, un salario dignitoso è impossibile, non essere pagati a nero è impossibile, e allora ce la giochiamo ora, tutto e subito. E accettano così di morire giovani, sanno che questa è una logica che consuma, oppure di poter finire in carcere per anni, decenni. Se vuoi fare la differenza, essere stimato o invidiato come vogliono loro, devi giocarti la vita. Sanno che se vogliono avere denaro e successo, l'unico modo è farlo in fretta, entrando nel sistema, quello con la S maiuscola, con cui si definisce la camorra. La camorra, i camorristi non la chiamano camorra, ma sistema. E devi essere sprezzante dei pericoli e della morte. In questo non sono diversi dai loro coetanei di Rio de Janeiro o Ciudad Juarez in Messico, o dai ragazzi che si arruolano nell'ISIS. Anzi, anche nel modo di comportarsi, persino di vestirsi, di pettinarsi, si trovano delle similitudini tra i soldati di Camorra e gli uomini dell'ISIS. I giovanissimi della Paranza, o meglio delle Paranze, perché sono molti i gruppi di baby camorristi dei quartieri di Napoli, ci sono la Paranza dei bambini a Forcella, i Barbudos alla Sanità, i Capelloni sempre a Forcella, portano tutti la barba lunga, come i miliziani dell'ISIS. Potrebbe sembrare una moda hipster, a Napoli il modo con cui viene chiamato il ragazzo un po' cafone dei quartieri si chiama cuozzo, allora uniscono cuozzo a hipster e quindi li chiamano cuozzister, ma in realtà quelle barbe lunghe non c'entrano niente né con la moda né con i principi religiosi, con l'Islam, no. Si fanno portatrici di messaggi, questi peli lunghi sul volto, di messaggi di feroce spietatezza, vogliono fare paura come fanno pure i soldati dell'ISIS. L'appartenenza criminale è un vanto da ostentare e infatti la esibiscono come le pandillas, che sono i gruppi criminali sudamericani e adesso stanno anche nel nord Italia. Ad esempio i membri della Paranza dei Bambini si citano il numero 17, tutti, che sta ad indicare la 17ª lettera dell'alfabeto, la S. Di Sibillo, il loro capo. I Barbudos, invece, citano i nomi e i soprannomi dei loro boss in petto. Anche i nomi, per esempio, di tutti gli affiliati rimasti uccisi. Questo, per esempio, vediamo in foto, si tatua, no? I nomi di due del suo boss, Genidoni, di Ciro Spagnolo, che è stato ammazzato, e addirittura i messaggi d'amore che si tatuano hanno sempre un'iconografia militare. La L con una pistola, la O con una bomba a mano, la V con un rasoio. E quindi la E con una mitraglietta Uzi, pensate, no? Tutti i dettagli simbolici che devono raccontare dei bambini, dei ragazzini in guerra. I ragazzi della Paranza tengono in pugno il centro di Napoli attraverso una cosa che è il loro capitale, la violenza. La loro firma sono le cosiddette stese, chiamate così perché quando si spara tutti si sdraiano a terra. Scorribande di ragazzini che arrivano sui motorini, spesso in tre, e sparano con armi da guerra, pistole, fucili a pompa, K-47, Kalashnikov, e sparano a tutto, finestre, cancelli, vetri delle auto, a qualsiasi cosa. A fine giugno di quest'anno a Napoli ci sono state 8 stese in 4 giorni. La stesa serve a terrorizzare, a far capire alla gente del quartiere, anche ai camorristi e ai loro rivali, chi è che davvero comanda. È un modo velocissimo, che qua, veloce come un post su internet, per rivendicare la supremazia sul territorio, molto più veloce che mettere in piedi una guerra, una faida contro un gruppo, fare strategia. No, tu arrivi e spari e la gente si vede arrivare questi proiettili in casa, come spesso è successo. Certo, però può capitare che nello sparare all'impazzata rimangano a terra persone innocenti. Una volta una ragazza è stata sparata al balcone e una volta Gennaro Cesarano, ecco, un ragazzo di 17 anni, viene ammazzato perché colpito da un proiettile vagante proprio alla Sanità mentre stavano facendo una stesa. Ma loro li considerano degli effetti collaterali. È la guerra, questo è il nostro tempo, si combatte, o spari o vieni sparato, punto. Questa è la loro etica. Attenzione,
Non pensiate che io stia parlando di bestie, di extraterrestri. La formazione di questi ragazzi è spesso di ragazzi normali. Vivono nella stanzetta accanto ai genitori. Sono adolescenti che giocano sempre alla PlayStation. Postano foto su Facebook da mattina alla sera. Si mandano le emoticons sulle chat e stanno sempre su WhatsApp. Sono ragazzi svegli in molti casi, intraprendenti. Hanno una mente imprenditoriale pazzesca. Gestire le piazze di spaccio è difficilissimo. È come gestire un'azienda. Se questi ragazzi, a volte penso, fossero nati in un altro territorio, sarebbero sicuramente riusciti diversamente ad esprimere il loro talento. Invece, trovarsi dove sono nati può significare, come dicevamo, sparare o essere sparato. Cercare, attraverso la violenza, di trovare una strada velocissima per contare. Il territorio di Napoli frutta 10 milioni di euro al mese alla camorra, solo grazie alla droga. Chi controlla le piazze di spaccio si prende il denaro. A Napoli si spara e si muore per il controllo delle piazze di spaccio. Qualsiasi posto frequentato da ragazzi e ragazzini, biliardi, bar, cornetterie, può diventare una piazza di spaccio. Negare che a Napoli ci sia una guerra, negare che in Italia ci sia una guerra, come ho sentito fare negli ultimi mesi da molti politici, significa negare la realtà. E mentre si nega, mentre si insiste con la solita retorica, ma no, no, questo cielo bellissimo, questa terra bellissima, la situazione si fa sempre più drammatica. Per affrontare davvero il problema non serve solo la repressione, la presenza delle forze dell'ordine, è ovvio che è necessaria, ma se si chiude una piazza di spaccio in un bar, lunedì, martedì già è aperta al vicolo a fianco. Una strategia potrebbe essere iniziare con la legalizzazione delle droghe leggere. Legalizzare è l'unico modo per togliere questa enorme bolla economica, principale fonte di guadagno delle organizzazioni, dalle mafie, dalle mani delle mafie. Più ti fa schifo la droga, più devi pensare che legalizzarla è il modo per combatterla. Quando mi dicono che sono sempre attratto dal buio, come dire, sappiamo, nato libero, un'altra volta su queste ferite, no? E basta, no? Che parlo solo del male, della mia terra, del buio del mio paese. Mi vengono in mente le parole di George Sand a Flaubert, no? La quale scriveva: io cerco di dare conforto al lettore, e invece tu gli dai disperazione. Lui le rispose: i miei occhi così vedono. Io sono persuaso invece che l'unico compito di uno scrittore non sia quello di edulcorare la realtà, ma di descriverla. Conoscere come stanno le cose, per quanto mi riguarda, è l'unico vero conforto, che forse non riuscirà a cancellare completamente il male, ma che ci aiuterà a non subirlo. Grazie. Grazie Roberto. Grazie. Roberto Saviano, grazie per il tuo lavoro, per farci conoscere angoli di mondo che se no non conosceremo. Di nuovo, grazie. Roberto Saviano, vi ricordo, la paranza dei bambini ce l'ha raccontato così bene.